di cotenna di maialino sardo. Sta aprendo il caglio di capretto, giusto? Sì. Apri un po'. Porca miseria. Ti appare Zabaglione, pare. Amici di Precio Mincora, secondo video della Sardegna. Nel primo vi ho raccontato la sfilata dei mammutones, meravigliosa, e la grigliata che mi sono fatto insieme ad alcuni amici sardi intorno al fuoco che accendono in occasione della festa di Sant'Antonio. In questo video invece vi racconto una delle grigliate più belle, più entusiasmanti, più ghiotte, più saporite, più buone alle quali io abbia mai partecipato in vita mia. Questi video che vedete, ragazzi, sono completamente autofinanziati, fanno parte del progetto Bracciami Ancora l'Assaggio all'Italia, che mi vede impegnato a girare l'Italia in lungo e in largo per scovare tutti i sapori nascosti. È un progetto autofinanziato, si regge grazie alla vendita dei nostri hamburger, eccoli qua in descrizione, vi do tutte le informazioni dove trovare, come avere i nostri hamburger, eccoli qui. E torniamo ora in Sardegna, partendo però dalla storia di Pasquale, un ragazzo che era partito dalla Sardegna, era venuto in continente, ma poi non ha resistito al richiamo della sua amata terra ed è tornato e ha un messaggio importante, molto bello, mi piaceva iniziare con lui. Tu sei partito, hai abbandonato per un periodo della tua vita la tua terra. Sì. La prima cosa, perché sei partito? Sono partito perché avevo voglia di scoprire quella voglia di partenza, di viaggio che ogni, penso che quasi tutti i giovani hanno. Hai lavorato 4 anni a Roma, poi però che è successo? Poi il richiamo, penso che il richiamo della terra sia stato quello che mi ha dato l'input per rientrare qua. Dovresti riuscire a spiegarmi questo richiamo della terra. Ti posso fare un paragone, non lo so. Hai visto quando ti innamori di una ragazza, no? Sì. E per un giorno non la vedi? Dici, io questa ragazza come posso? La chiamo, però sì, il telefono la sento, ma io la voglio vedere, cioè la voglio toccare. È uguale, forse anche di più, per quanto riguarda la terra. Cioè io quando non vengo qua un giorno sto male. Amici di Bracciami Ancora, quindi le sue bottiglie non sono mai uscite dalla Sardegna se non per qualche degustazione. Io dico che se all'ascolto ci sta qualche ristoratore, qualche amatore che vuole testare il suo prodotto, io qui vi lascio i suoi recapiti. Oh, se ti chiamano il nome di Bracciami Ancora, fai lo sconto. Assolutamente. Okay. Bravo Pasquale, complimenti. Grazie. Abbiamo salutato Pasquale e adesso ci stiamo dirigendo a casa di alcuni amici di Marco per una cena sarda, che più sarda non si può. 40 minuti di auto e da Mamoiada siamo arrivati a Il Bono, piccola località in Ogliastra, quindi abbiamo cambiato zona della Sardegna. Stiamo andando a casa di Claudio. Claudio, ciao, sì. Beh, ti presento, ragazzi, il padrone di casa che ci ospita, grazie all'ospitalità. Claudio ve l'ho presentato, adesso vi faccio vedere casa sua. Questi sono intestini di manzo adulto. Sì, ok. Che vanno riempiti con le patate. Questo quasi cuoce subito. No, è salvato o è impallato? Eh? Salvato. No, che sei casato l'uomo. Con la sedia a mai visto. Fai lo leghi? Perché questi lo sai cos'è, non è che è schiera. Queste si chiamano longoso con patate. In pratica sono intestini di vitello e patate novelle. Un piatto lo cuciniamo spesso, pesa 15 kg. Io li avevo. E voi te gustoso? No, gli fa una. Ah, quindi è un incrocio, eh. Attenzione, attenzione, allora, angolo dedicato alla pronuncia e alla giusta definizione delle cose che ci andremo a mangiare, il nostro menù oggi.
E prevede questo. Dimmi se vado bene con la pronuncia. Qua. Allora, longos kin patata. Bravissimo. Ok, che sarebbe il budello del manzo. Del manzo con dentro farcito con la col farcito patata. Perfetto. Poi abbiamo la cordedda de anzone, dico sì, bene? Ok, sarebbe la cordula dell'agnello. La cordula dell'agnello, quindi l'interiore dell'agnello. Esatto. Poi la crapa arrosto, giusto? Okay, sì. La capra arrosto. Tu ridillo bene con la pronuncia. No, stai andando bene. E ora entriamo nell'aspetto più intrigante e simpatico della vicenda, perché amici di Braccio ancora, ogni volta che io scrivo sulla pagina Facebook Porceddu, mi arrivano decine di commenti da parte degli amici sardi e ognuno mi dice, mi dà una diversa definizione. Allora io l'ho messi tutti qua, gli amici sardi che sono venuti oggi a casa di Claudio, e ho detto attenzione, ditemi le varie definizioni. Allora, il padrone di casa ha detto che si dice Porceddu. Ma attenzione, lui è dell'Ogliastra, il Bono. Esattamente. Giusto? Ok. Voi in Barbagia dite Porceddu con l'H. Ma attenzione, se andiamo a Gairo, che è un paesino che dista 5 km da qui, e gli abitanti di Gairo mi hanno detto, lo chiamano Coppieddu. No. Detto bene la pronuncia? Giusto. Dilla un po'. Coppieddu. Coppieddu. Poi, se invece andiamo a Orgosolo, che è sempre in Barbagia, lo chiamano... E qui c'è stata l'H, la pronuncia Polheddu. 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 Ma attenzione alla pronuncia, perché se dici Polheddu, Polheddu, ti arriva l'asino. Esattamente. Quindi allora, bravo. Capito? Cioè, sta imparando piano capito? Piano. Ragazzi, hai capito che lingua raffinata questa? Claudio è arrivato con il caglio di capretto? Caglio di capretto. Lo stomaco del capretto e dentro c'è il latte? Sì, il latte fresco. Il latte fresco. Però si mangia alla fine del pasto? Sì. Questo secondo me. Ce n'è belli, non gli porta la sardegna. Eccola qua, ecco la patata, vedi. Ne abbiamo uscita. Quelle ragazze. Visto che la carne sulla, che gira, il girarosto ci mette un po', come inganniamo il tempo? Ho convinto Claudio ad aprirmi la sua personalissima stanza dei piaceri. Preparatevi, vi mostro dove Claudio prepara i suoi prosciutti, che poi ovviamente si tiene gelosamente solo per lui o da qualche amico, e solo a pochissimi fortunati permette di varcare la porta. Oggi sono tra quelli. Questo mi intriga, che roba è? Quella è una spalla col guanciale attaccato. No, tirala giù, ma poi tira giù, ce la dobbiamo vedere da vicino. Spalla con guanciale attaccato, fammela vedere. Questa è rara, ragazzi, questa non si trova. Scusa, quant'è che sta lì a stagionare? 2 anni. Quanto? 2 anni. 2 anni che stagiona, girala un po'. Io dico che l'Italia è un paese meraviglioso perché è pieno di stanze del piacere come questa. Questo cos'è? Guanciale con osso. Guanciale con osso, eccolo qua. Eccolo qua, questo è l'osso. Fantastico. Meraviglia. Mortacci quanto è buono. Oh, voglio un applauso a Claudio! Eccolo qua. Praticamente dentro c'è una patata bollente. A me? Ma vabbè. La patata ha assorbito un sacco di sapori. La pellicina esterna è croccante. Guarda. È bomba. Goccetto di rosso per sgrassare. Prendere il pistocco. Intingerlo abbondantemente in questo liquido qua. Dai una bella girata. Zacata, 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 zacata. Poi. Ops. Poi. Strizzarlo e cacciarselo in bocca e dire convintamente mortacci quanto è buono. Shhh, vorrei un religioso silenzio. Mamma mia ragazzi,
Una volta ci trinciavi le catene dei cancelli, eh? Non andava a fare rapine, eh? No, no, questo è solo cane. Solo cane. Una volta, solo... Senti, sentite il suono, sentite il suono. Ecco. E torno a Manuele. Noi iniziamo onorando la capra arrosto, bel pezzetto di capra, notoriamente la capra ha un sapore forte. Qua c'è tutta la Sardegna comunque. Nello specifico tutta l'ogliastra, ma si sente anche un po' di barbagia. Dammi un po' il provito qui. Cotenna di maialino sardo. Ah, questa è la guancia, ragazzi. La guancia. Guancia di maialino. Vi dico una cosa, io di carne ne ho assaggiata, è la prima volta che assaggio il maialino cotto in contesti non turistici, non commerciali, e devo dire che questo pezzo di carne che ho in mano, ragazzi, è qualcosa di divino, di strepitoso. Lo so, mi sono preso il pezzo meglio. Sì, il più buono. Lo so, hanno dato all'ospite il pezzo meglio. Vi ringrazio. Si ha anche metà della lingua, eh. Buona, questa. Lingua di maialino. Una completa. Tu ridi, tra un po' ti do un mozzico pure a te. La guancia del maialino è la parte più libidinosa di tutte. Mortacci, quanto è buono. Io sono in contemplazione di questo pezzo di carne. Non pensavo che un pezzo di carne potesse racchiudere tutte queste note di sapore. C'è il grasso, c'è la sapidità, c'è la rotondità, c'è la profondità. Qua dentro, ragazzi, ci sta una complessità di sapori che secondo me non basterebbe l'enciclopedia Treccani per descriverla. Lasciate il sacco, mi è arrivato il pezzo meglio di tutta la pratica, di tutto il maialino. Io vi dico una cosa, ragazzi, vi saluto, quello che devo farvi vedere ve l'ho fatto vedere, la barbagia e l'ogliastra, ma come tutta la Sardegna sono delle terre pazzesche, racchiudono tantissime storie, sono scrigni preziosi di tantissimi sapori. Io ho provato a darvi la testimonianza di quello che ho trovato in questi giorni, grazie a Marco, grazie a Claudio, grazie a tutte le persone strepitose che ho incontrato in questo viaggio. Vi saluto, vi abbraccio e come al solito che la pace sia con voi, ciao! Cioè, mi hanno detto che devo chiudere il video con questa immagine, ma non ho capito se devo inquadrare il formaggio o il coltello. Nel dubbio io inquadro tutti e due, ok? Però alla sinistra abbandoniamo il formaggio con il coltello, ci richiamo, sempre da Claudio, il padrone di casa, che è armato di altro coltello, attenzione, sta per incidere. Ecco, aspetta, aspetta, aspetta. Dottor Morni, sta operando. Sta aprendo il caglio di capretto, giusto? Sì, sì. Apri un po'. Porca miseria. Ti pare Zabaglione, pare. Guarda come... Mamma tu! Crema pasticcera. Sta facendo, lo sta facendo. Lo fa, l'ha fatto, l'ha fatto. Tiè. Altro che Nutella. Dice, mamma, voglio fare Nutella. Zitto e magnate questo.
l'ha data a lui, deve essere uno che conta, perché il primo fetta gliela ha data a lui, eh. È sicuramente uno che conta. Per non mangiare, non è buono. No, no, tendolo pago pago. L'odore che arriva è davvero forte, eh? No, caglio di capretto e pistocco. Praticamente questo è il la conclusione di ogni pasto che si rispetti. Il Viagra sardo, mi dicono. Beh, il sapore è forte, eh? Forte. Porca miseria. Si sente. È bello strong, eh? Mi hanno detto che se voglio immergermi davvero nei costumi sardi me lo devo mangiare così, secco. Il sapore è molto forte, ragazzi. Però è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. La consistenza è della Nutella, ma il sapore, ragazzi, è di un formaggio stagionato molto, 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 molto forte. Però per fine pasto un cucchiaino ci sta, e ora sta salendo il piccante, l'amarognolo. In bocca c'ho una girandola di sapori, ci sta l'intensità del formaggio stagionato, cioè del piccante, buono. Ragazzi, a chiusura di questa mia esperienza qui in Sardegna non potevo chiedere di meglio. Viva la Barbagia, viva l'Ogliastra, viva la Sardegna, viva l'Italia, ciao!